Trump è una brutta avventura, un'avventura misteriosa, oscura, di cui sappiamo pochissimo e quel che vediamo è poco rassicurante. Paragonarlo è impossibile, anche perché è impossibile paragonare Trump a ogni altro presidente degli Stati Uniti. È qualcosa che non era mai accaduto e che molti americani dicono di sperare che non accada mai. Noi parleremo oggi, Ennio Caretto ed io, ricorderemo e ripenseremo alla luce anche del fatto di avere vissuto questi decenni e di essere arrivati a questo punto della storia americana e internazionale, ripenseremo ai tempi di Kennedy, chi è stato, come ha cambiato, se ha cambiato il mondo e quale valenza i due di noi, dai rispettivi punti di vista, si sentono di dare, quale valore, quale senso si sentono di dare a quell'esperienza che è stata comunque non dimenticabile. Beh, questo salone è il Salone del Libro, per me nasce il Salone del Libro qui dove siamo adesso, l'ho vissuto sempre come il Salone del Libro di Torino, quindi non ho alcuna polemica, nel senso che ho tranquillamente ignorato l'imitazione milanese, giustamente non riuscita. Se c'è qualcosa in cui Torino ha molta forza è quella di conservare le sue tradizioni e nello stesso tempo di rinnovarle continuamente, basta pensare a che cosa ha saputo fare del Museo Egizio. Quindi questo salone in questo momento sta confermando se stesso e rinnovando se stesso e quindi è un momento molto bello.